inizio la gara tra Nardò e Agropoli, valida per la quarta giornata del girone di ritorno. E ora osserviamo il minuto di silenzio in memoria delle vittime dell'hotel di Rigopiano. Buono lungo di Palmisano, recupera il pallone, Mani, ed è rigore, rigore nettissimo su questo fallo di mano. Fischio all'arbitro, batte Paterno ed è il gol alla sinistra di Cotticelli già al quinto minuto, quindi Nardò blocca il risultato con Paterno su rigore. Ora c'è un calcio d'angolo in favore dell'Agropoli, traversone, c'è il tocco di testa di un difensore del Nardò che libera in calcio d'angolo, in orizzontale per Palmisano, la conclusione in tuffo, respinge il portiere. Tra il Nardò in avanti, Paterno prolunga in avanti per Prinari, c'è il raddoppio del Nardò, destro di Prinari sul suggerimento in verticale di Paterno, quindi il Nardò si porta sul 2-0 all'undicesimo. Non c'è il fuorigioco, Paterno tutto solo, sbaglia però ora, in mezzo il pallone per Paterno ed è il 3-0, Paterno di destra, sorprende l'attaccante, il portiere Cotticelli con un colpo di testa a pallonetto per Tiboni, dai 25 metri Tiboni, tiro telefonato su Bruno Petraghi che para a terra. Ora però sì, in carta addietro per ancora un destro per il 4-0. Paterno al centro dell'area ha dato il pallone al limite dell'area per Ancora che di destro al 38esimo ha fulminato Cotticelli. Non è stato al 100% nel corso della settimana. Buona questa spunta di Pascalis, dà il pallone a Ancora che fulmina con un destro all'incrocio dei pali Cotticelli. Sì, dunque inizia come era iniziato il primo tempo anche questo secondo, sull'asse De Pascalis Ancora il quinto gol del Nardò, ancora un'altra botta terrificante di Cristiano Ancora, poi scivola al limite dell'area di rigore, torna però sul pallone, insiste ancora Paterno, entra in area il suo destro, para respingendo il portiere dell'Agropoli Cotticelli. A lanciare il pallone in avanti e arriva il fischio finale dell'arbitro, dunque il Nardò batte per 5-0 l'Agropoli, guadagna il quarto successo casalingo della stagione.